Benvenuti bentornati sul mio canale, io sono Jess e qui parliamo di libri e quanti di voi hanno effettivamente letto i libri che gli venivano dati a scuola da leggere, tipo alle medie o alle superiori? Alle medie secondo me un po' di più perché c'avevi il genitore che ti costringeva a leggerlo, alle superiori e soprattutto con l'avvento di internet e di Google e del scrivi il titolo e scrivi riassunto, nessuno li ha più letti, però se siete dei lettori e vi piace leggere, sicuramente quei libri li avete recuperati. Io li ho recuperati tutti quelli che mi sono stati dati. Sono onesta, alle superiori non mi sono stati dati perché ho fatto un istituto tecnico commerciale e quindi l'italiano non era la nostra priorità erano i numeri. Un po' questa cosa mi è mancata, però al tempo stesso mi ha permesso, secondo me, di scoprire una vasta serie di libri, una vasta gamma di libri che altrimenti non avrei scoperto. Detto ciò, secondo me le liste andrebbero un po' aggiornate. Partiamo dal presupposto che andrebbero un po' aggiornati tutti i professori di italiano di tutti gli ordini e gradi del sistema scolastico italiano? Ok, però a maggior ragione iniziamo a partire dalle cose più semplici, iniziamo ad aggiornare un po' queste liste di lettura, queste liste di libri consigliati. Ne ho selezionati 5, 2 per le medie e 3 per le superiori, che secondo me andrebbero inseriti nei titoli consigliati per le scuole. Iniziamo con i 2 delle medie e parliamo di I ragazzi di Via Pal di Ferrel Morlar, quindi un libro un po' più classico rispetto agli altri che ho in questa mini pila. E secondo me è un libro che andrebbe fatto leggere alle medie, questo perché è una scrittura molto semplice e laddove è vero che c'è un retroscena storico per cui in realtà forse avere la conoscenza di quel retroscena storico sicuramente ci fa vedere dei sottotesti che ovviamente i ragazzi delle medie non coglierebbero. Al tempo stesso è secondo me un libro che insegna a fare gruppo, è un libro che insegna a combattere il bullo, è un libro che nella sua dolcezza e nella sua semplicità insegna a vedere effettivamente qual è il valore di una persona. È un libro che effettivamente insegna qual è il valore dell'amicizia. Secondo me, appunto, è assolutamente adatto ai ragazzi delle medie e purtroppo, secondo me, è un libro sempre troppo poco conosciuto. Sapete che io ho un amore spassionato per questo libro e quindi sicuramente anche quello, però l'ho riletto talmente tante volte in talmente tanti step della mia vita, in talmente tante stagioni della mia vita, che ogni volta ci trovo delle cose diverse e secondo me, appunto, quello che è di base, quello che viene fuori in maniera più lampante, appunto, questa cosa dell'amicizia, questa cosa del combattere contro gli oppressori o comunque contro altri bambini, altri ragazzi che comunque sono bulli, secondo me è assolutamente adatto a quell'età, soprattutto con il bullismo sempre più dilagante nelle scuole. Quindi secondo me è un libro che assolutamente andrebbe fatto leggere alle scuole medie. L'altro libro, secondo me, adatto a quell'età e probabilmente anche perché io l'ho letto a quell'età, l'ho letto che facevo la terza media se non sbaglio, o la seconda o la terza media, e parliamo di Una ragazza di nome Gigi di Maurizio Giannini, che io ho in questa copia recuperata, tant'è che le pagine sono gialle, puntinate, e è scritto tipo in ogni dove, non da me, io l'ho acquistato che era già così, e parliamo di un libro in cui c'è appunto una ragazza di nome Gigi, è una ragazza, una bambina che nasce in una famiglia in cui il padre vuole un maschio, in un'epoca storica in cui non c'era l'ecografia o il gender reveal per sapere effettivamente di che sesso era, un padre che suo figlio si sarebbe chiamato Gigi come Gigi Riva, e un padre che laddove comunque vede una figlia femmina non gliene può fregare di meno e la chiama Gigi. Una bambina che inizia a scoprire l'amicizia, inizia a scoprire il proprio corpo, ma soprattutto una bambina che è diversa dalle altre, perché Gigi è una bambina non solo che ha un nome da maschio, ma le piacciono anche le cose da maschio, tipo giocare a calcio. Quindi è un libro che secondo me normalizzerebbe il fatto che non tutte le bambine, non tutte le ragazzine a 11 anni giocano con le Barbie, non tutti i bambini sono brutti e cattivi, ok? Quindi un libro che ci insegna a vedere al di là di quello che è l'aspetto esteriore di una persona. E tra l'altro io penso che questo sia nato come volume
appunto proprio per le scuole, e questo perché prima di tutto perché dietro c'è questo talloncino qui, e di solito quando c'è questo talloncino qui è perché sono libri adatti alle scuole, e soprattutto perché alla fine di ogni capitolo c'è questo invito alla riflessione, alla discussione in classe, a una proposta di lavoro e cose così, quindi effettivamente secondo me è stato pensato per le scuole. Forse è stato pensato per le scuole in un'epoca in cui non ero nata, forse nemmeno io, perché questo libro ha il copyright del 1988, quindi è un libro vecchio, ok, un libro vecchio degli anni 80, però secondo me è comunque un libro sempre molto attuale e secondo me andrebbe fatto tra l'altro anche a ristampare in una versione un po' più moderna. Per quanto riguarda invece i tre titoli che ho scelto per le scuole superiori, ho scelto un titolo italiano e due titoli stranieri, e due autori stranieri, e sono libri che secondo me hanno avuto abbastanza hype, almeno uno dei tre, ma non abbastanza da entrare a far parte delle liste delle scuole. Il primo di cui vi parlo è il titolo dell'autore italiano, e parliamo di Io non ho paura di Niccolò Ammaniti, e parliamo di un titolo uscito qualche tempo fa, un titolo che parla di un bambino scopre un buco in un campo di grano, e dentro questo buco c'è un segreto enorme, un segreto più grande di lui, un segreto che gli farà vedere come l'adulto non sempre è come lo vedi tu, e secondo me è un libro che è perfetto per il primo e il secondo anno delle superiori, perché è in quell'età in cui ancora i ragazzi sono un po' bimbi, nel senso sono ancora, hanno ancora quell'idea del vabbè, ma io non posso fare niente perché sono piccolo, si affidano molto, no, agli adulti. E degli adulti che insomma spesso e volentieri non sono così tanto presenti, secondo me è adatto appunto a quell'età. Molto molto consigliato. Tra l'altro esiste anche il film, molto molto bello. Io in realtà questo libro l'ho conosciuto prima tramite il film e poi tramite il libro, molto molto bello, e appunto secondo me sarebbe d'aiuto ai ragazzi del primo e del secondo anno ad aprire un attimino gli occhi e a farli rendere conto che la vita non sempre è come tu la vedi dentro casa. E so che è un argomento abbastanza tosto, perché mi rendo conto ci sono dei genitori che vorrebbero che i figli vivessero sotto una campana di vetro e protetti dal mondo per tutta la loro vita, e da genitore capisco quella necessità e quella voglia di proteggerli dal mondo, ma sono anche dell'idea che per proteggere tuo figlio o tua figlia li devi preparare al mondo esterno, perché il mondo esterno prima o poi arriva, non li puoi tenere sempre perennemente sotto una campana di vetro, e è secondo me tuo compito come genitore è quello di prepararli ad affrontare quello che la vita gli potrebbe mettere davanti, e quindi a uscire da quella campana di vetro. Li devi preparare tu come genitore ad uscire da quella campana di vetro. Secondo titolo, e secondo me questo è un titolo che con tutta la globalizzazione che c'è stata negli ultimi 10 anni, 15 anni, secondo me è un titolo che è assolutamente d'obbligo nelle scuole, e parliamo di The Hate U Give, Il coraggio della verità, di Angie Thomas. E questo è il libro, penso, che ha fatto più hype di tutta questa lista. Segue la storia di Star, che è una ragazza dalla pelle scura che abita tra due mondi, perché in realtà lei poi frequenta una scuola prettamente di bianchi, una scuola molto diversa dal ghetto da cui viene lei. Allo stesso tempo comunque vive la sua vita nel ghetto da cui proviene, e la sua vita cambierà laddove lei sarà l'unica testimone dell'omicidio del suo migliore amico da parte delle forze dell'ordine. Questo libro è forse quello che potrebbe essere più controverso qui dentro, però secondo me se viene fatto leggere ai ragazzi tipo di terzo, che hanno già quella capacità di distinguere quello che stanno leggendo e quello che stanno vedendo, e è quell'età in cui inizia a formarsi anche una coscienza politica, è quell'età in cui si inizia anche a capire qual è effettivamente il giusto dallo sbagliato da solo, senza l'input del genitore, secondo me questo libro è
adattissimo, perché non solo ti dà la prospettiva del buono e cattivo nelle forze dell'ordine, ma ti dà anche la prospettiva del razzismo da entrambe le parti, sia dai bianchi verso le persone dalla pelle scura, sia dalle persone dalla pelle scura verso i bianchi. Perciò è un libro che ti apre molto la testa, secondo me, nella sua no semplicità, però nella sua scrittura molto veloce. Angie Thomas ha fatto un lavoro, secondo me, superbo in questo libro, e quindi secondo me è assolutamente adatto a quell'età in cui appunto inizi a crearti una coscienza politica, inizi a guardarti attorno e capire, a non voler più essere in balia delle onde di quello che dicono mamma e papà piuttosto che i professori, ma di farti una coscienza tua e di capire tu quello che pensi nella vita. E secondo me questo è un libro adattissimo appunto per quell'età. L'ultimo libro è un libro che io consiglierei per il quarto e per il quinto, maggiormente per il quinto, però anche per il quarto, che è quell'età un po' particolare, è quell'età in cui non si sa quello che si vuole fare nella vita, eppure si è costretti a scegliere, a fare una scelta. Che università prendo? Vado all'università oppure no? Che cosa voglio fare nella mia vita? Chi voglio essere nella mia vita? È quell'età anche in cui si inizia ad avere delle relazioni un po' più stabili, relazioni che magari per noi sono tossiche e non ce ne rendiamo conto, o se ce ne rendiamo conto iniziano ad impattare la nostra capacità di giudizio, di rimorsi, rimpianti e cose del genere. E per questo appunto, per tutto questo ragionamento, il titolo che sono andata a scegliere è The Midnight Library o La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig. Questo perché in questo libro noi seguiamo la storia di Nora, Nora che a un certo punto una sera decide che è ora di farla finita, di non vivere più perché la sua vita le fa altamente schifo, perché non è arrivata da nessuna parte, e rimane però incastrata in questo limbo tra la vita e la morte, che è appunto la biblioteca di mezzanotte. Biblioteca dove lei ha la possibilità di aprire un libro sulla sua vita. Se avesse fatto un'altra scelta, se avesse detto un'altra cosa, e vedere effettivamente quali sono i vari scenari, okay, che potevano venire fuori, e il fatto che lei abbia la possibilità di rimanere all'interno di quella vita fin tanto che all'interno di quella vita è felice. Nel momento in cui c'è anche solo il minimo sospetto che lei in quella vita non sia felice, la biblioteca di mezzanotte la riporta a sé e le dà la possibilità di aprire un altro libro. E è appunto un libro che secondo me risponde alla domanda e se, punti di puntini, e se avessi detto questo, se avessi fatto questo, se fossi uscita con quel ragazzo, se avessi lasciato quel ragazzo prima, se non avessi perso questa amicizia, se avessi fatto quest'altra scelta, se avessi perso questo all'università piuttosto che quest'altro. Secondo me risponde a tutte queste domande, ci dà un modo per affrontare tutti quei rimpianti, e secondo me in un'età in cui si iniziano a dover prendere delle decisioni importanti per la propria vita, secondo me è un libro che sarebbe adattissimo, è un libro che aiuterebbe secondo me tanti ragazzi. Questi appunto erano i 5 titoli tra medie e superiori che secondo me andrebbero inseriti nei programmi scolastici. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quali sono invece i titoli che voi vorreste vedere all'interno della pila scolastica, e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao! Di Nicolò, 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 che è oggi?